avrò detto un miliardo di volte, probabilmente me l'avrete sentito dire un miliardo di volte, probabilmente. Ho passato mesi, cioè a me non arrivano le parole, veramente, ho passato mesi a dire sempre le stesse cose in cui dicevo attenzione, perché quello è forte, quello non ce lo dobbiamo far sfuggire, quel talento lì in particolare dovete prenderlo assolutamente, e poi, mannaggia la miseria, Juventus beffata. Non ci avete creduto manco voi, i primi 10 secondi, i primi 30 secondi in realtà di questo video erano palesemente una presa per il culo a tutti voi che mi guardate, perché il talento di cui parliamo è Matteo Darmian, insomma, manco come si chiama, perché secondo la stampa italiana l'Inter avrebbe beffato la Juventus per Darmian. E allora la Juve è talmente ferita da questa cosa che avete visto, sono tutti quanti dispiaciuti che l'Inter prende Darmian. Lo so che ci state capendo poco, andiamo un attimo indietro e facciamo un breve riavvolgimento di nastro. Tutto parte dalla volontà della Juve di cedere Pellegrini in prestito. Voi sapete che Pellegrini è un talento arrivato alla Juventus di proprietà della Roma originariamente nello scambio che la Juve ha fatto con Spinazzola. Quindi è arrivato Pellegrini, molti di noi pensavano che Pellegrini sarebbe rimasto, voglio dire, alla Juventus, quindi sarebbe rimasto, come dice Alessandro. Le cose sono diverse, sono andate in maniera diversa, perché in pratica cosa è accaduto? La Juve vuole una squadra che faccia giocare Pellegrini con continuità, quindi la Juve non glielo può garantire e ha deciso di darlo in prestito. La Juventus inizialmente aveva pensato, diciamo, a Darmian, come dice Alessandro, perché voi sapete che Darmian può giocare su entrambe le fasce. In realtà poi ha rinunciato, perché pare che Darmian si sia accordato con l'Inter per firmare a zero nel 2020. Quindi Darmian tecnicamente dovrebbe fare un'altra stagione allo United e poi l'anno prossimo andrebbe a zero direttamente all'Inter, perché Conte lo vuole all'Inter. Ok, e la Juve userà Cuadrado come vice Danilo e di lì giocherà De Sciglio come vice Alessandro. Da qui i giornali italiani si sono praticamente divertiti a dipingere un quadro della situazione completamente diverso e irreale. Il fatto che Paratici fosse interessato a Darmian è vero, l'abbiamo detto, ve l'ho detto mille volte, non vi nascondo niente, ci aveva pensato, ma è anche vero che se tu, direttore di un giornale sportivo, mi fai un titolone sulla tua prima pagina oppure comunque all'interno del giornale in cui dici Juve beffata dall'Inter, Conte frega ancora la Juve, dopo Lukaku li frega pure Darmian, a me sinceramente mi fa un po' ridere, perché ok, la situazione è palesemente, diciamo, quasi grottesca, no? Non perché io voglia offendere Darmian, né voglio attaccare l'Inter, ci mancherebbe altro, non sto offendendo nessuno, io me la sto prendendo con la stampa italiana, che continua a dire che la Juve è beffata, quando la Juventus probabilmente, per essere beffata, dovrebbe cominciare a perdere i giocatori a cui realmente è interessato. Cioè, se la Juve avesse perso Rabiot, o se la Juve avesse perso De Ligt, allora lì potevate scrivere Juve beffata. Ma se la Juve si disinteressa a Darmian e dopo arriva l'Inter che convince Darmian, non è che la Juve è beffata, perché sono 8 anni che la Juve è beffata, che l'Inter vince lo scudetto a giugno, che il Napoli lo vince a agosto, che c'è la Juve che non è adatta per lo scudetto, che c'è, si dice che la Juve è l'ultimo anno, che la Juve è a fine ciclo, che i giocatori della Juve non valgono nulla, poi la Juve a fine anno però fa sempre meglio delle altre italiane. Non perché lo voglia far notare, ma a sto punto, se parliamo di Juve beffata pure su Darmian, stiamo proprio, voglio dire, ragazzi, alla fune del suicidio, cioè stiamo veramente a un livello imbarazzante. Beffata la Juventus per Darmian mi pare una barzelletta, cioè non è che i tifosi juventini si stiano strappando i peli delle braccia perché Darmian non arriva alla Juventus. Io sono contento, francamente, che non arrivi, perché a me Darmian come giocatore non va, per me non è un giocatore da Juventus. Evidentemente Conte la pensa in maniera diversa e l'ha portata all'Inter, evidentemente la pensa in maniera diversa, vedremo chi avrà ragione dei due. Semplicemente non scrivete, secondo me è sbagliato scrivere, Juve beffata per Darmian. Cioè l'avrei accettato per Lukaku, ho detto vabbè, la Juve a un certo punto non ha trovato il modo di prendere Lukaku, è normale, ci sta, ok, l'Inter ha beffato la Juve per Lukaku perché Lukaku è un centravanti di valore che interessava la Juve. Ma per Darmian Juve beffata, a me veramente fate ridere veramente i polli, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi. Siamo stati beffati per Darmian, non so se vinceremo lo scudetto.